R&M, a novembre 4 CD per i 25 anni di Automatic Forte e People. Il 10 novembre uscirà, in un'edizione deluxe, la ristampa dell'album capolavoro dei R, Automatic Forte e People, pubblicato il 5 ottobre del 1992. Un cofanetto da collezione per i fan. Il cofanetto anniversario è una vera delizia per tutti i fan della band capitanata da Michael Stipe. L'edizione deluxe conterrà 4 CD, di cui uno è l'album originale di 25 anni fa, con alcune delle più belle e intime canzoni del gruppo, da Everybody Hurt Zama a Non Te Mon. Il secondo CD è un live dell'unico concerto che i R&M hanno tenuto tra il 1992 e il 1993, come raccolta fondi per Greenpeace. Il concerto si svolse il 19 novembre 1992 ad Atens ed è stato già pubblicato a pezzi sui lati B dei singoli di Monster. Nella versione compresa nel cofanetto deluxe è stata aggiunta la cover di Love Is All Around dei Trogs, questa sì inedita. Il terzo CD è la vera chicca per i fan, comprende 20 demo del disco mai pubblicati prima. I brani hanno dei titoli provvisori e sono delle versioni alternative dei pezzi pubblicati sul CD. Inoltre, ci sono anche dei pezzi inediti, tra cui Mickey's Pop Song. Il quarto CD è un Blu-ray e comprende i videoclip dell'epoca, il press kit e un nuovo mix surround del disco, tra cui il duetto con Nathalie Merchant dei 10,000 Maniacs su Photograph. Del cofanetto è prevista anche un'edizione con soli due CD, l'originale e il live, e la ristampa in vinile. L'album capolavoro della band. Automatic Forte People è considerato l'album capolavoro della band di Michael Stipe, uscito a soli 19 mesi di distanza da Out of Time, che aveva avuto un successo multimilionario. Dopo l'uscita del disco, i R&M misero subito a registrare i nuovi pezzi, limitandosi a qualche ospitata promozionale in radio o in TV. Il titolo Automatic Forte People fu ispirato dallo slogan di un ristorante di Athens, ma il tono dell'intero album è decisamente poco giocoso. A partire dai temi delle canzoni, il dolore, la morte, la memoria, il disco è pervaso da atmosfere cupe e quasi funere. Un cambio di rotta per la band, che con il disco precedente aveva fatto ballare e divertire i fan, con pezzi come Shine Happy People o la famosissima Losing My Religion, diventata la canzone simbolo dei R&M. In questo album c'è, invece, Everybody Hurts, che affronta il tema del suicidio, invitando a non mollare di fronte alla difficoltà della vita. Il brano è ricco di pathos e di dolore, rafforzato dalla voce di Stipe, che risuona come un lamento funebre. Eppure, la canzone è una delle più intense e apprezzate del gruppo statunitense. Automatic Forte People vendette 17 milioni di copie e venne seguito, nel 1994, da Monster, con atmosfere più rock. Nell'album c'è anche un brano dedicato a Kurt Cobain, Le Mains, mentre l'intero disco è dedicato all'attore River Phoenix, grande amico di Michael Stipe morto per overdose. Si sono sciolti, di comune accordo, il 21 settembre 2011, con un annuncio ufficiale sul proprio sito web.